Signori, oggi è giovedì e come tutti i giovedì noi cercheremo di salvare il mondo, non è vero? Senti quanta allergia mi pervade l'animo, senti. Ci sono delle belle cose questa settimana, delle belle cose, andiamo a vedere cosa sono. Vai con la sigla, vai, 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 vai. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabbo, il canale per chi è nabbo. Signori, oggi, giovedì, naturalmente ci sarà il video delle news. Vediamo cosa c'è. Sfida Coop, recupera la tua resistenza. Questa settimana in MyClub puoi partecipare alle competizioni Coop nella modalità Coppa Challenge Online. Unisciti ad altri due o tre utenti e cimentati nel torneo. Non contano solo le abilità individuali. Se vuoi accaparrarti i premi, dovrai trovare la sintonia e fare gioco di squadra con i tuoi compagni. Ottieni 10.000 GP come premio per il completamento. Bella, bella. Inoltre, quando partecipi a competizioni Coop in MyClub, la fatica dei giocatori diminuisce nel dopo partita. Durante l'arco della competizione, tutti i giocatori, compresi quelli scesi in campo, recupereranno resistenza pari a una partita. Inoltre, solo per questa campagna, la quantità di GP che guadagni superando le sfide aumenta in base al numero di persone con cui li affronti. Più grande è il numero di persone con cui giochi, più grande è il bonus. Questa mi piace, Coppa Maneta, coi ragazzi, dai! Membri originali del campionato Master tornano come allenatori. Questa non ve la leggo neanche, dai, ma che schifo è, ma che cazzo dici? Campagna opzione agente, questa mi preoccupa. Durante l'arco della campagna, un preparatore speciale appare nelle opzioni agente che puoi ottenere dopo l'uso di un agente. Gli allenatori speciali sono fra i vari oggetti che puoi acquisire da opzione agente. Cioè, io dovrei spiegarlo a voi, ma non ho capito che cazzo vuol dire. Ma va bene, va bene. Campagna agente top, per quanto? 100 monete? Eccolo, sto zitto, sto zitto. Guarda, guarda chi c'è. Questa settimana in MyClub metti le mani su un agente top che può ottenere giocatori pallone argento superiore per 100 monete MyClub invece che 250. Gli agenti top sono divisi per posizione, quindi puoi rafforzare il reparto che ne ha più bisogno. E solo per un periodo limitato abbiamo aggiunto alcune leggende già uscite agli elenchi dei giocatori ottenibili di ogni agente top. Che merda, che merda. Io credo che qualche giro nei difensori me lo farò. Non si sa mai che togliamo fuori Maldini. Poi, agente speciale a tempo limitato. Questa settimana alcuni dei tuoi agenti top preferiti appariranno come agente speciale. Castolo Gold, Miranda Gold, Stremer Gold, Ivarov Gold. Gli agenti top mantengono la loro abilità di trovare giocatori che giocano in date posizioni e in più possono acquisire palloni oro superiore. Ogni agente speciale può essere usato una sola volta al giorno per 250 monete. E non è tutto! Stiamo aggiungendo le leggende che puoi ingaggiare tramite gli agenti top anche gli elenchi dei giocatori ottenibili di ogni agente speciale. Non perderti questa opportunità! Questo agente speciale non potrà ingaggiare gli stessi giocatori che erano disponibili con l'agente dello scorso 9 di marzo. Bella! Coppa Challenge contro Com giornaliera limitata. Dammi 10.000 GP a giro. No, mi dai preparatori speciali che comunque ci servono, perché ancora non sapete una cosa. Questa settimana si terrà una Coppa Challenge contro Com giornaliera limitata. Per 7 giorni! Potrei metterti alla prova con diversi avversari com ogni giorno. Battendo un avversario com otterrai come ricompensa 5 preparatori speciali. Questo significa che in totale, se batti tutti e 7 gli avversari nel corso della settimana, potrai ottenere un totale di 35 preparatori speciali. Non perderti questa opportunità unica. No, non ce la perdiamo, stai tranquillo. Signori, oggi per accompagnare questo triste. Anzi, no, dai, oggi non sono uscite cose bruttissime. Devo dire la verità, non sono uscite cose bruttissime su questo PES questa settimana. Quindi, dai. Però per accompagnare questo video di solito facevo 5 giri su un agente. Oggi, come vedete, i GP non ce li ho. Probabilmente non lo vedete perché ci sono io me medesimo in mezzo al cazzo. Però io un giro me lo faccio perché di 15.000 ce li ho. No, ho svincolato tutti adesso. Quindi io un giro, uno solo, un giro me lo faccio e me lo faccio sui difensori. Che poi dicono, ma se lo metti a 100 monete e ci guadagni perché sei un figlio di troia, no? Ma potevi metterlo almeno a, io non dico 5.000 GP perché no, chiederemo troppo.
perché questi sono dei bastardi, però almeno a 7500 GP, no? Così ce l'avevamo fatti due giri, giusto per farci vedere che tieni anche ai giocatori che non spendono i soldi. E invece, siccome sono delle merde, questa cosa non succede. Noi comunque ci facciamo girare i difensori, perché se prendo Maldini con una sola pescata, questo video minimo deve avere 1000 like, perché sennò bestemmio. Non succederà mai, giusto? Però lo sappiamo. Vado a schiacciare su una nera, così, perché sono stronzo. E infatti è argento. Noi lo skippiamo. Guarda. Lo convertiamo in allenatore. Ma uno dice, no, ma che cazzo di video fai? E poi un solo giro, così. Ma oggi non siamo qui solo per vedere le cose nuove di PES e per fare un giro del cazzo. Oggi siamo qui per ringraziare lo zio Mer, che due settimane fa, sì, circa, mi ha detto, Cri, vuoi che te la gioco io la PES League quando davano l'osservatore, no? E io gli ho detto, va bene, se è gente di cui mi fido, io l'account lo do. Vorrei poter sapere chi sono i fidati di voi, cioè quelli che non mi svincolerebbero i giocatori, quelli che non mi cancellerebbero il My Club, eccetera, eccetera, no? Per farli provare l'account, perché potrebbe anche essere una nuova serie, no? Una bella serie. Far provare la squadra agli iscritti non sarebbe male. Lo zio Mer ha giocato, ci siamo qualificati nei primi posti, ci hanno dato l'osservatore e oggi noi andiamo a prenderci un'altra leggenda 100%, facendoci le combo tipo giocatore specifico. Non è questa, bella. Tipo giocatore specifico. Ok. C'era Hazard, c'era Stellina Beckham, eccetera, eccetera, eccetera. Però, no, ma che schifo è. E andiamo a prenderci Scholes, perché l'ho provato, perché mi è piaciuto, perché è bello. L'unica cosa di queste combo è che comunque lo prendi a livello 1. Quindi ringraziamo lo zio Mer che ci ha fatto questo regalo, andiamo a ingaggiarlo, lo richiediamo e lo prendiamo a livello 1, lo ingaggiamo, lo mettiamo in squadra. E questa settimana ne approfitto, visto che danno 35 storie di giocatori, e lo pompiamo un pochettino. Guardalo che bello con le scarpette. Guardalo. Attenzione che dribbla proprio a lui. Per essere a livello 1 non è male. 80. Tanta voglia di crescere. Bella. Aggiungiamola ai membri. E abbiamo un'altra leggenda. Signori, io quindi direi che, rinnovando i ringraziamenti a Mer, che ha giocato la PES League. Ovviamente, io sono sincero, io non credo solo che... Perché la gente poi dice, però fai giocare Tizio, ti vince gli osservatori. Sì, faccio giocare Tizio perché ci sto giocando insieme da forse un mese e mezzo, no? Siamo in coop, un paio di settimane, non lo so, il tempo è relativo. Stiamo giocando insieme, ci divertiamo, e quando uno di cui mi fido mi chiede... perché ripeto, non mi sono proposto io, sono i ragazzi che si propongono. Io non vado a dire mi giochi la PES League, però mi piace, i ragazzi mi hanno chiesto se volevo che la giocavano e io non ci vedo niente di male, anzi sono anche contento che qualcuno provi i giocatori che ho, perché sapete, io non sono bravo come loro, io non gioco a livelli come giocano loro. Mi dicono che mi sottovaluto, me la cavo, eccetera, eccetera, però io non sono ai loro livelli. E vedere i miei giocatori che giocano in un determinato modo, con gente che sa giocare, addirittura mi ha detto se volevo mi registrava tutte le partite, ma non era importante, a me non interessava neanche la gente. Gli ho detto, se te ne vuoi fare le partite, fatele, giocatele, provati la squadra, provati i giocatori che vuoi, visto che comunque il parco dei giocatori che ho è abbastanza ampio, se sono quello che ha più leggende, su YouTube parlo, perché so che c'è gente che comunque ce li ha tutte le leggende, e mi fa piacere. Il problema poi è saperle usare, se siete come lo zio Chris non le sapete usare. Ma questa è un'altra storia. Signori, io rinnovo comunque i ringraziamenti a me, rinnovo i ringraziamenti a tutti i ragazzi che mi fanno compagnia, mi danno consigli, mi aiutano, eccetera, eccetera. Lo sapete, vi dico sempre che in descrizione ci sono i canali amici, quindi c'è il canale dello zio Marco, di Chris Emdaltutu, dello zio Max. Se volete passate, ci scrivete, ci abbiamo fatto una live anche da poco per... parlando di PES 2019, se vi interessa vi lascerò una finestrella tipo qui,
Qui, non lo so, cliccate, andate a vedere la live che è abbastanza interessante ed è divertente perché dopo 3 minuti stavamo già sparando puttanate, no? Quindi non c'è niente da dire. Quando si parla di Heidi, no? Si parte in quarta e buonanotte. Noi ci vediamo prossimamente, credo domani o dopodomani. C'ho ancora tutti i video della Road to Division 1 registrati prima di oggi comunque, quindi se vi va di divertirvi, perché i video sono abbastanza divertenti, io vi aspetto sul canale nei prossimi giorni. Ricordatevi di divertirvi e che in fondo abbiamo anche Skulls grazie allo zio Mer. Bella signori, bella!